Con Christian Toss, capitano del Bra, siete reduci da una domenica bellissima qui a Retiglio Bravi con il PDHE, un 4-0 che ha certificato numeri robusti importanti. E poi li vediamo, però Christian, insomma, è stata una gara dove si è visto un Bra che è andato ai 200 all'ora. Sì, mi ha fatto una grandissima partita sin dai primi minuti e ci tenevamo appunto a un po' riscattarci dalla non brillantissima prestazione di Pinerolo e quindi siamo partiti subito forte, definita nel migliore dei modi per noi. Senti, in questa partita ci sono sicuramente due spunti belli, la tripletta di Derrick, che tra l'altro sono i suoi primi gol stagionali, la prima tripletta in D, e il primo gol in maglia giallorossa per Nicolò Giorcelli. Da capitano, cosa ci dici? No, sono contento sia per Derrick, per la tripletta, perché era un po' che cercava il suo primo gol di quest'anno ed era anche un po', lo sentiva anche un po' a livello psicologico questa cosa qua, e ne ha fatti tre, quindi diciamo che spero che adesso sia molto più sereno da quel punto di vista. E anche per Nick sono molto contento, anche per lui, perché lui c'ha una fisicità imponente, quindi lo massacravamo un po' sul fatto che con quella stazza non avesse ancora fatto gol, invece si è sbloccato anche lui e bene così. E Domanda importante, le paste le hanno portate? adesso spero già oggi qualcuno le abbia portate, vediamo dopo. Senti, settimo risultato utile consecutivo, la quinta vittoria di fila a Tiglio Bravi. Parlavo dei numeri robusti, sono questi qua, Cristian. Sì, diciamo che abbiamo incanalato una serie di risultati importanti, però questo non ci deve distogliere dal nostro obiettivo, dal nostro percorso, perché comunque, come ho detto anche ai ragazzi prima di domenica, se ripensavamo all'andata, come eravamo messi prima della partita col Ponte, sicuramente la classifica era molto differente. Grazie al nostro lavoro, alla nostra cultura del lavoro, ci siamo risollevati e ora siamo in questa situazione qua, in questa posizione qua, però appunto non ci fermiamo qua, siamo ancora affamati per andare ancora avanti. Perché come ci ha detto mister Roberto Fioris qui in sala stampa domenica, il fatto di aver raggiunto la zona playoff a 45 punti è sicuramente uno dei traguardi, oltre quota 45 punti, adesso però bisogna avere la fame e la voglia di rimanerci dentro. Sì, sicuramente, non conta nulla entrare nei playoff a 11 giornate dalla fine, ma conta esserlo poi a fine campionato nel caso, quindi ora siamo lì e come ha detto il mister faremo tutto il possibile per poterci restare. Io a lui ho detto che comunque secondo me gran parte dei meriti sono anche suoi, perché comunque il Bra gioca un bel calcio, insomma avete una mentalità importante. Ecco, tu da giocatore e da capitano, quanto senti anche del lavoro che comunque il mister sta facendo già da diversi anni? No, beh, sicuramente quando i risultati arrivano il merito è sempre un po' di tutti, sia del ministro, dello staff tecnico, sia dei giocatori, sia della società, dell'ambiente generale, dei tifosi che anche domenica ci hanno appunto sostenuto in maniera fantastica. Quindi è un tanto insieme di cose che portano a questi risultati. Assolutamente sì. E per quanto riguarda la vostra mentalità, perché poi l'essere gruppo vuol dire anche questo, e sopperire alle assenze, perché comunque domenica ne avevate diverse, oltre a Nino Musso squalificato, comunque già Lombardo e Ropolo, c'è un Bra che comunque riesce a tirare sempre fuori il meglio. Sì, questo è, penso che sia uno dei segnali più forti e importanti, quando una rosa riesce a sopperire a delle assenze importanti in questo modo, vuol dire che appunto ci sono dei valori di squadra e di gruppo molto, molto forti e questa è una delle cose più belle sia da capitano che da compagno di squadra, e far parte di una rosa del genere, di un gruppo del genere. Per chiudere, domenica a Vinovo c'è il big match con il Chisola, una partita d'alta classifica, seconda contro quinta. Christian, veramente un bel menù per questa domenica. Sì, assolutamente, sono le partite belle che si giocano durante l'anno, no? Contro una seconda in classifica, contro una squadra forte, composta appunto da giocatori esperti, un allenatore che conosco, che ho avuto, che è molto, molto preparato, e appunto sono le gioie di giocare a calcio, poter giocare questo tipo di partite qua, quindi la viviamo serenamente in questa settimana qua e ci prepareremo per domenica, essere al meglio.